Tutti gli uomini del presidente è un film del 1976 diretto da Alan J. Pakula con Robert Redford e Dustin Hoffman, basato su un saggio giornalistico che ripercorre un'inchiesta del Washington Post che portò poi allo scandalo del 1974 del Watergate. Film fortemente voluto da Robert Redford, che ne acquistò i diritti per conto della Warner Bros. Per $450,000. Per il coprotagonista vennero presi in considerazione moltissimi attori del periodo. Alla fine la scelta cadde su Dustin Hoffman, preferito rispetto ad Al Pacino. Per prepararsi alla lavorazione i protagonisti passarono vari giorni nella redazione del Post. Per evitare problemi tra i due protagonisti, all'inizio del film compare per primo il nome di Redford, mentre nei titoli finali compare prima quello di Hoffman. L'AFI, l'American Film Institute, nell'elenco dei 100 film americani migliori di sempre l'ha posizionato al 77° posto.